Inaspettata sconfitta esterna per il Borgia nel confronto contro il Santa Severina, un 1-2 che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Luigi Gemelli, che peraltro arriva alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella di domenica scorsa a Maida contro l'Atletico di Maida. Un 1-2 micidiale della squadra ospite, la Crotonese Santa Severina, che al quarto e al tredicesimo si portava sul doppio vantaggio con due bei gol di Affatato e Saar. Poi nel finale del primo tempo ci pensava il solito passafaro ad accorciare le distanze, il che faceva ben sperare per un secondo tempo che potesse riportare la squadra del presidente Lapiana almeno quantomeno in parità. Così non è stato, perché un secondo tempo alquanto brutto, un Santa Severina che si è chiuso ordinatamente, anzi ripartendo qualche volta in contropiede, e un Borgia confuso, nervoso, che non riusciva a stabilire delle trame offensive importanti da poter portare un uomo davanti alla porta avversaria. E così le occasioni, per pochissime quelle che ci sono state, ma clamorosa quella di Passafaro sul finale, quando poteva benissimo battere a rete e invece è stato contratto e non è riuscito a mettere la palla alle spalle del portiere ospite. Quindi dicevamo, un campionato questo per il Borgia che era cominciato in salita con il meno 3 in classifica e aveva avuto belle soddisfazioni nelle prime partite, poi adesso sta attraversando un momento di stanca. Bisognerà vedere se Luigi Gemelli, ma noi pensiamo assolutamente di sì, riuscirà a tirare su la barca e a rimettere il Borgia in carreggiata per la lotta per le prime posizioni in classifica.